Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24. Come potete vedere, questo è un video un poco diverso. Non ci faccio l'introduzione, non ci faccio proprio niente, non ci faccio tagli, non ci faccio niente, vai giù. Perché questo? Perché in realtà stavo pensando di fare una serie di video lievemente diversi, un po' come quando, insomma, quando incominciai a fare video 4 anni fa. Anche perché proprio ultimamente mi è arrivata la segnalazione di Facebook che mi ricordava: ehi, siamo partner da 4 anni, sto diventando miliardario grazie YouTube. Vabbè, insomma, avevo pensato, siccome ultimamente sto molto impegnato, di fare, al di là dei video, quelli un po' più elaborati dove faccio dei tagli eccetera eccetera, avevo pensato di fare quattro chiacchiere. Adesso non lo so come la vogliamo chiamare questa rubrica. Tengo la gomma, la so, è disgustoso. Comunque, scusate, non lo so come la vogliamo chiamare questa rubrica. Sarebbe inutile dire fuck you time, come avevo pensato tempo fa. Fece anche un video fuck you time nocciolino. Sì, in effetti potrebbe essere anche chiamata così, perché mi potete pure domandare qualsiasi cosa, io vi rispondo in una maniera un po' più sciolta e disinvolta. Però a dire il vero, serve anche a me un po' per sfogarmi. Diciamo che voi mi fate un po' da psicologo in un certo senso, perché sì, i magia sciuga, uteng e bodung non mustipa. Quindi devo parlare delle cose, però no, veramente, mo butto questa gomma perché fa schifo pure a me a guardarmi. Ok. Ovviamente l'ho buttata per terra, mica sono riuscito a buttarla nel cestino. Noi siamo morti. Vabbè, comunque, ecco, quando le cose non si possono tagliare, e voi adesso vedete ovviamente tutto il backstage, una sorta di backstage di Nocciolino. Ecco, casa Sanna Ciren. Ecco, per esempio, questo è una cosa che avrei tagliato sicuramente, ma lasciamo perdere. Ok, ragazzi, di che parliamo? Chiacchieriamo un poco, tanti magia sciuga, come vi dicevo prima. Allora, non voglio parlare di nessun elemento brutto che c'è su internet in generale, mi scuccio. Parliamo di cose belle. Molte persone mi stanno domandando: Nocciolino, ma tu che fine hai fatto? Ma che stai facendo? Stai a Spagna, stai in Germania, stai in Inghilterra, stai a Napoli. Ragazzi miei, sto esaurito perché sto un po' dappertutto. In questo preciso momento mi trovo nel mio ufficio. Neo ufficio. Perché nella mia mente avevo pensato di fare qualcosa di bello per i ragazzi che volevano trasferirsi nel Regno Unito, eccetera, 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 eccetera. E quindi mi era venuta un'idea, siccome l'ho preso un po' a quel servizio da una persona che collaborava con me in passato, ma è inutile che vi sto a raccontare tutte le cose che sono successe. Insomma, per farmela in breve, ho detto: ah sì, la vita, come si dice in spagnolo, sì, la vita te traes limone stupida tequila y sal. Quindi ho chiesto tequila alla vita e un poco di sale, visto che mi ha tirato un po' di limoni e mi ha bruciato un poco il mazzariello. Vabbè, per farmela in breve, tanto non sarà breve questo video perché, come sapete, i vecchi video, non tagliandoli, erano immensi, lunghissimi, e le persone, qualcuno si scocciava, qualcuno no, evidentemente, perché se faccio questi video è perché mi è stato chiesto esplicitamente di fare dei video senza tagli, di parlare, e io parlo tanto, non mi è mai mancato. Insomma, avevo pensato di fare qualcosa di bello, di grande, qualcosa che potesse porre le basi solide, non solo per la mia vita, perché voglio, io in qualche modo un rip rap ha già quaglià, come si dice a Napoli. Oddio, si dice a Napoli un rip rap ad avvenire baffuda, ma baffuda io non lo conosco, quindi lasciamo stare. Insomma, avevo pensato ed ho concretizzato la cosa prendendo una struttura. Voi dite: come ha preso questo una struttura? Nocciolino ha preso una struttura
In questa struttura cosa faccio? Cioè, oddio, cosa ho intenzione di fare per il momento? Io mi faccio le mie cose. Di che tipo? Lavoro living on the way, ho dei collaboratori che lavorano con me e poi ho una stanza che adesso sto ristrutturando, cioè in pratica va giù. Sono stato sempre convinto del fatto che la nostra generazione, a differenza di quello che ci vogliono far credere, non sia una generazione di bambocci, ma una generazione, ovviamente facendo le dovute eccezioni, una generazione di ragazzi con il libro in mano e con la zappa, in questo caso i tenga sciamarrel, come si dice in napoletano, cioè, che è la cazzuola, sì, la cazzuola. E quindi io che cosa ho fatto? Così come ho sempre fatto, lavorato e studiato, adesso lavoro e spraveco allo stesso tempo per creare qualcosa di carino. Questa struttura che ho preso, è una bella struttura che però ovviamente ha bisogno di ristrutturazione, quindi ogni mattina io e degli amici stiamo rimodernando tutto per creare un istituto. E mo voi direte, mamma che cazzo sta dicendo questo nocciolino? Sì, questo avevo pensato. Cioè, l'idea mia era quella, mi sto muovendo troppo, lo so, ma io non mi tiro sta firma. Comunque, l'idea mia era quella di aiutare le persone a trasferirsi nel Regno Unito qualora lo desiderassero. Attraverso l'ausilio di traduttori professionisti, e sinceramente anche io sono un traduttore, essendomi laureato in lingue ed avendo conseguito ovviamente i dovuti master, comunque, e in più faccio dei corsi che sono totalmente gratuiti, e è la cosa bella, e cioè mi galvanizzo da solo, però sì. Voglio fare dei corsi, vorrei fare dei corsi totalmente gratuiti e settoriali, del tipo, tu vuoi andare a vivere nel Regno Unito e sei un cuoco? Benissimo, io ti faccio un corso mirato alla ricerca del lavoro e del lessico per quanto riguarda il lavoro che stai cercando. Lo so, questo non è italiano, ma c'è ingrippata. Ve lo assicuro che se avessi tagliato il video e avessi riformulato la frase, sarebbe risultata molto cool. Ma in questo caso devo tenere fede alla mia parola, quindi non posso tagliare. Vabbè, insomma, quello che volevo dire, ma io, parlandoci molto chiaramente, volevo fare dei corsi mirati. Dei corsi mirati e settoriali. Quindi, per esempio, avevo in mente di fare dei corsi di inglese, di basic English, gratuiti, 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 Maro, mamma mia, ma chi è che fa una cosa del genere? Chi è che lo fa? Nocciolino lo fa, e Nocciolino lo fa. Cioè, oddio, lo farà. Mo' sto comprando le... È passato un carro armato. Sto vedendo di comprare le sedie, quelle con il bracciolo, però costano un sacco di soldi, però vabbè, piano piano, piano piano. Per il momento ho comprato dei computer, non vi faccio vedere, ma magari un giorno ve lo faccio vedere l'ufficio operativo. Insomma, piano piano si sta sviluppando questa mia idea. E dove? In Italia. In Italia. Adesso mi direte, no, cioè, ma voglio vivere in Italia! Non vivo in Italia. Non vivo in Italia. Io vivo in Europa. Quindi, quando è buona, buona. Se io sto in Italia un giorno, non significa che il giorno successivo io stia per forza in Italia. Anche perché tengo dei collaboratori che lavorano per me. Non è vero, non lavorano per me, collaborano con me, il che è totalmente diverso. Ad ogni modo, insomma, mi sto arrabbiando io e la mia vita inseguendo questo sogno, perché lo sapete, ho sempre cercato di fare
le cose in funzione degli altri, però in un certo senso è anche una sorta di egoismo il mio, perché mi sento molto appagato nel fare queste cose. Vabbè, comunque sì, questa è la storia, è bella la storia, mi piace, è figa. Quindi ragazzi, questo per dire cosa, se vi interessa avere maggiori informazioni sulla questione di Nocciolino 24, non avete che da chiedere, anche perché sinceramente come sento anche un poco uno stronzo a parlare da solo con una telecamera, tra l'altro questo è l'iPhone, quindi probabilmente verrà anche un po' più sgranato, un po' più, insomma, un po' più rustico la cosa. Sì, ieri ho fatto 29 anni, sto facendo bicchierilla. Vabbè, e niente, quindi, che dire, mi piace, ho quest'idea, poi magari può andare male così come può andare bene, non si sa mai, è una figata se va bene, è una figata perché immagino le persone che vengono, facciamo i corsi, poi... si possono creare tante realtà bellissime, 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 anche di esperienza all'estero, magari poi se una persona vuole ritornare, vabbè, comunque, niente, raga, è questo, non so che dire più. Mi sono comprato la moto, mi sono comprato la moto. Ed è figa, ed è proprio bella, waiu, è bellissima. E niente, vabbè, in pratica, quindi, cioè, la questione è questa. Tengo una struttura, mi sono preso questa struttura, ci sto facendo un'associazione. Un'associazione che aiuti le persone a migliorare la propria vita e a migliorare il proprio inglese. Cazzo, se non sai l'inglese sei out, sei proprio out. E poi la cosa sinceramente che mi spinge molto a farle, allora io ho fatto un anno il professore nell'università di Jaén in Andalusia ed è stata l'esperienza più bella della mia vita, quindi mi piace proprio assai, e l'idea mia di insegnamento è un po' diversa, mi piace la dinamicità, quindi non vi aspettate ovviamente che siano corsi pallosi e uguali ai 100 milioni di corsi, già pensa al fatto che è gratuito e già avessa venire a sto corso, che poi in realtà non ci sta ancora, però quando ci sarà, se non viene si scema, sei proprio scemo. Perché? Perché uno, più simile più bello per rim, e due, quando una cosa è gratis è sempre più bello. lo scroccone che in me. Niente ragazzi, adesso io torno a lavorare. Per la serie che dicevano che non avevo l'ufficio e tutto, ma il punto è che non ve lo voglio far vedere perché è ancora tutto rustico, sto ancora senza le placchette vicino al muro, no? Perché questo, cioè io ho dovuto cambiare ufficio, sono passato in un altro per fare diciamo questa cosa, per renderla un po' più grande, però cioè giusto per farvi capire un attimo com'è la situazione. Allora, venite con me, vi faccio vedere. Allora, come potete vedere qui, tengo tutta sta presa lunga. Perché? Perché devo fare ancora bene l'impianto elettrico. Poi, qui ci sta un computer, stampante, un altro computer. Qui ci sta la mia postazione, vabbè, lasciamo stare così. Che è un po' scombinata. È lievemente scombinata. E questo è l'ufficio operativo, ovviamente, cioè quindi è abbastanza piccolino, però poi se si va nelle altre stanze il discorso cambia totalmente, e qui c'è tutto un bordello perché, come vi dicevo, è tutto incasinato perché stiamo
ristrutturando. Poi vi faccio vedere un'altra cosa, ma venite con me. Non ve lo volevo far vedere, invece ve l'ho fatto vedere. Lasciamo stare. Allora, poi da qua si sale, si va da quest'altra parte, pam 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 pam, e qui ci sta la living room. Guardate che figa, ci sono anche le colonne. E qui sarà in pratica il posto in cui si faranno le presentazioni delle attività, dove uno ci si può rilassare, dove si può leggere o fare conversation in inglese o in un'altra lingua europea. Ma ce ne saranno delle belle, ce ne saranno. E poi vabbè, qui c'è la cucina. Qui c'è la cucina che ovviamente deve essere tutta rimodernata, e poi qui il bagno che deve essere, non ve lo faccio vedere perché è orrido, vabbè, ma lasciamo stare. E qui di qui poi ci metteremo i distributori e le cose e le figate e tutto il resto del resto del resto. Come potete vedere, non so se avete sentito, sto vicino alla ferrovia, quindi in pratica è facilmente raggiungibile, ragazzi, è facile, facile, facile. Ah, me le vado a trovare tutte io, me le vado a trovare io queste cose. E niente, poi, mi sono dimenticato, poi qua si scende, questa è la scala che è tutta mia, tutta, tutta mia. Aspetta, vi faccio vedere, scendo. Adesso ci sono dei mobili che devo montare lì giù, e quello è sempre tutto mio, e poi lì giù c'è il portone. Vabbè, io sapevo che non devo fare i video senza tagli, che li faccio danni, faccio sempre danni. Quello sono io. Quello lì dietro. Entro nel Matrix! Vabbè. A voi, ragazzi. Quindi, vi consiglio, visto che parliamo talvolta anche di cultura, vi consiglio di leggere questo bellissimo libro che io amo. Non lo dico più, è passato il treno, la locomotiva a quanto pare. Vi consiglio di leggere questo libro che è meraviglioso, si chiama Terroni di Pino Aprile. È oro. Anche tu del nord, caro amico mio, leggilo, veramente molto bello. Vabbè. Abbiamo fatto questo primo video molto amatoriale, spero vi sia piaciuto, e se ti è piaciuto metti mi piace, e se invece non ti è piaciuto metti non mi piace, tanto lo stesso mi indicizzo, fratro cazzo. Non me ne frega, non me ne frega proprio. No, veramente, metti mi piace, condividi, ragazzi, ricordatevi, c'è una nuova religione, Chitamurt ultimamente sta... sta veramente spopolando. Chi mi è accanto, e poi di questo poi ne parleremo successivamente, perché dovete sapere che ci sono delle tenderly novità, ci sono delle novità talmente nuove, talmente belle che resterete a bocca aperta. E quel non era perché sono cacaglio, perché non sono cacaglio, ho solo la remoscia. Vabbè, ragazzi, è stato un piacere pazzo, ci vediamo alla prossima, ciao, ciao.